Buongiorno a tutti e bentrovati alla Cucina del Cuore. Rieccoci qua per una ricetta deliziosa. Faremo insieme questa fantastica focaccia. Gli ingredienti che ci serveranno sono davvero pochi e io, prima di iniziare a dire quali ingredienti ci servono per realizzare questa deliziosa focaccia, voglio ringraziare in primis mia madre perché mi ha cucito questa fantastica divisa e in secundis la signora Maria Bergamo che produce questi low, fa delle tovaglie meravigliose, tutto con ricamata a mano ed è veramente bravissima. Vi consiglio di andare a visitare la sua pagina Facebook. Procediamo con la ricetta. Gli ingredienti che ci serviranno sono 200 ml di acqua, 2 cucchiai di olio Evo, 375 g di farina 00, 5 g di lievito di birra, un cucchiaino di sale e un cucchiaino di zucchero. Iniziamo ad andare a far sciogliere il lievito e lo zucchero nell'acqua. Versiamo tutto nella nostra planetaria o in bastatole a mano se meglio preferite. Io agevolo sia i tempi che la fatica. Mettiamo nella nostra ciotola anche la farina e i 2 cucchiai di olio. 1 e 2. E lasciamo impastare il tutto per 5-6 minuti. Quasi alla fine aggiungeremo un po' di sale. Aggiungiamo il sale. Ecco il nostro impasto pronto. Andiamo a formare una pallina, così. Vi faccio vedere la consistenza da vicino. Ecco qua. Come vedete ritorna piano piano. A questo punto l'impasto è pronto e la mettiamo in una ciotola e la copriamo con pellicola trasparente e la lasciamo lievitare in forno spento con la luce accesa fino al raddoppio. Ci vediamo dopo. Il nostro impasto della focaccia è pronta. Guardate che bello. Sono trascorse circa un'ora e mezza. Andiamolo a rovesciare direttamente su una teglia con della carta da forno e andiamolo a schiacciare fino ad ottenere una focaccia del diametro di 25 cm. Ovviamente io faccio con ingredienti ridotti, ma voi potete ovviamente farla più grande e raddoppiare la dose. Ok, adesso andiamo a mettere dei pomodorini ciliegino sopra per chi desidera delle olive metterà delle olive, per chi la desidera normale non metterà su niente. Schiacciate con le dita in questo modo, infilzate i pomodorini, cospargete con dell'abbondante olio del sale grosso del pepe nero, io metterò un po' di timo . Adesso lasciamo così a temperatura ambiente per un'altra 10-15 minuti, dopodiché andremo ad infornare. Trascorsi ancora 15 minuti, andiamo a mettere la nostra focaccina nel forno a 180 gradi da forno spento. Mi raccomando, inserite anche nel forno una pirofila con dell'acqua dentro, così da andare a creare umidità. E tenetela in forno una 30-40 minuti circa. Ci vediamo dopo e vi faccio vedere il risultato. A questo punto possiamo andare a fare il taglio.
questo è l'interno della nostra focaccia ed eccoci qua pronti per la prova assaggio. Ad assaggiare l'assaggio? L'assaggio. Vi consiglio di andare a fare anche la ricetta questa focaccia perché è semplicissima e ci vuole più per farla lievitare che per mangiarsela, per prepararsela. Per mangiarsela ci vuole pochissimo infatti. Comunque, se la doveste rifare, vi invito a inviarmi la foto su Facebook o su Instagram che io poi vi posterò o nei miei post o nelle storie di Instagram. Quindi, per quanto riguarda questa video ricetta è tutto, se vi è piaciuta iscrivetevi al canale e lasciate un bel like, commentate e alla prossima video ricetta dalla cucina del cuore. Ciao!